Allora, sono molto contento di avervi qui e sono orgoglioso di avere finalmente Daniele Ortizzi a Modica e la sua prima mostra in galleria. Come saprete, il titolo della mostra è I figli dei comunisti. Vi volevo un po' raccontare una piccola storia legata a come è nata questa mostra, perché quando lei me l'ha proposta, io ero, ovviamente, questa cosa mi ha entusiasmato e come si fa spesso, abbiamo cominciato a scambiarci dei messaggi, dei WhatsApp, e io le avevo mandato un po' di mesi fa queste locandine dell'immediato dopoguerra, che erano delle locandine dove in genere c'erano queste immagini dei cosacchi che arrivavano a Piazza San Pietro e sullo sfondo c'erano questi bambini che piangevano, no? Era propaganda, diciamo, cattolica, democristiana, di quegli anni. E, dopo qualche settimana abbiamo cominciato a ragionare sul titolo della mostra e lei mi aveva proposto un titolo che era per questa mostra: I comunisti mangiano i bambini. E a me mi era piaciuto immediatamente e devo essere sincero, un po' da mestierante mi era sembrato un titolo che funzionava per quanto riguarda la comunicazione, che avrebbe fatto sorridere, avrebbe incuriosito, mi immaginavo questa newsletter che ho scritto I comunisti mangiano i bambini. Dopodiché abbiamo cominciato a lavorarci, dopo qualche settimana io le ho chiesto: guarda, allora lo confermiamo il titolo? Mi ha detto: guarda, ho dei dubbi. E ho chiesto: perché hai dei dubbi? No, non lo voglio sto titolo. Poi io sono rimasto un po' male, perché mi ero affezionato e anche a qualcuno l'avevo anche detto. E poi un bel giorno questa discussione con lei, come spesso accade, è diventata più diretta e lei mi ha detto: no, io non voglio questo titolo perché, per esempio, sono in contatto con questa attivista paraguayana, Carmen Villalba, che è attualmente in carcere, questa compagna che è in carcere, e gli ho anche fatto vedere un po' del lavoro, non voglio che in qualche modo si possa ridere, sorridere di questa storia. E me l'ha detto in modo molto diretto. Quindi sono stato un po' dispiaciuto e abbiamo ripensato il titolo. E sarebbe stato interessante fare una lista di tutti i titoli, dei tentativi di trovare un titolo per questa mostra. E alla fine siamo arrivati all'idea che questo titolo molto semplice, I figli dei comunisti, fosse interessante. Dico questo e voglio parlare molto semplice adesso. Cioè, nonostante questo abbiamo fatto una locandina, io ovviamente l'ho mandata in giro con WhatsApp e nonostante questo titolo qualcuno mi ha risposto scrivendo: ma il titolo è ironico, anche I figli dei comunisti, il titolo è ironico, no? E c'è stata ho fatto una riflessione, no? Che la riflessione è questa, che sembrerebbe che oggi, come dire, nonostante tutte le mostruosità che la storia comunista si porta presto, sembrerebbe impossibile poter raccontare invece una parte di storia che è assolutamente preziosa, che andrebbe custodita, conservata. E questa mostra, e penso le sue intenzioni, sono queste, cioè di provare, rispetto a questa narrazione dominante, di provare a dire una parola contraria. Questo è quello che tenevo a dirvi. Ho coinvolto questo mio carissimo amico, noi ci conosciamo dai tempi dell'università, Danilo Siracusa, che è uno storico della cultura, e ci siamo conosciuti a Rifondazione Comunista tanti anni fa, e gli ho chiesto di scrivere un testo, ha scritto un bellissimo testo secondo me, e adesso gli chiederei di dire due parole. Io sono uno studioso di età moderna, sono formato appunto come storico della cultura, e però qualche anno fa ad Artissima, io e Corrado appunto siamo amici fraterni da più di 25 anni, siamo invecchiati assieme, come si dice, proprio, tu si cresce poi si invecchia, e mi fermo di fronte al Lightbox di Daniele Ortiz e io non ho grandi competenze, ammetto, sull'arte contemporanea, però su quello che gronda storia, beh, quello mi colpisce. E un Lightbox molto interessante sul un lavoro sul colonialismo, anzi denuncia del colonialismo di Leopoldo II del Belgio. E ho detto: quest'artista ha tanto da raccontare e devo dire, questa mostra qui trova pieno confermo in quello che pensavo, nonostante l'artista sia qui presente, perché sarà che noi storici, una grande storica come Arlette Farge, pensando a una giornata particolare di Ettore Scola, diceva: noi storici dobbiamo imparare dagli altri, dalle altre forme d'arte, a altre forme di racconto. E questo è il caso. Cioè questo modo di raccontare che ha Daniele Ortiz, utilizzando uno strumento a cui io non avrei mai pensato, come la matriosca, per raccontare una storia utilizzando forme, modalità, spunti, su una sostanza estremamente rilevante e preziosa come quella appunto della storia, delle strutture di solidarietà e di aiuto dedicate appunto all'infanzia da parte di partiti, movimenti, associazioni, gruppi di interesse legati appunto al mondo del comunismo internazionale. Io vi invito adesso, Daniela ci farà vedere come è articolato questa narrazione, a riflettere proprio su questo, cioè su
le modalità in cui si può raccontare una storia, una storia, cioè a me veniva in mente, Luca, mi potrei essere d'aiuto, le riflessioni di Luca sul romanzo storico, cioè trovare nuove forme per raccontare, per tirare fuori lo spirito del tempo di qualcosa. E credo che Daniele ci sia riuscita in una maniera incredibile. Oltretutto, tenendo sempre vivo quello che, ancora una volta, noi studiosi di storia teniamo molto, cioè il rapporto col presente. Questa è una storia che parla di oggi, che arriva fino a oggi con la storia di Carmen Villalba o con le Madres de Plaza de Mayo, o solamente anche con la memoria della vicenda di Olga Benario che si riverbera in quella della figlia ancora adesso. È una storia preziosa ed è prezioso questo modo di raccontarlo. Io non vorrei però abusare del tempo di nessuno, vorrei appunto che Daniela magari mostrasse come si sviluppa questo racconto. Yuna. Muchas gracias de verdad por todo el espacio de trabajo. También quiero agradecer a otras personas con las que he trabajado, como Julia, como Natasha, porque creo que mucho de lo que vemos acá ahora también es parte de esos pasos que he venido dando en el trabajo que hemos hecho anteriormente. La exposición se llama eso, Los hijos de los comunistas. Estos días... diferente de Corrado, I'm sorry, I'm speaking in Spanish. Different than Corrado, I received a lot of messages of sons and daughters of communists, and it was beautiful. A lot of people that told me, my mom, my dad, I was raised, you have to see this, tell me that you knew about this, no? And it was beautiful in a context such as Peru, that being left-wing has been repressed in the last 30 years in a terrible matter, and in these last 2 months, the level of repression, the killings and everything, to indigenous people, but to indigenous people that are politicized. And the machine that the state is using in the context of Peru nowadays is the machine that Fujimori created to fight terrorism, to fight the left-wing, to fight different political organizations with their contradiction, complex, or whatever. That's still alive, no? And many of you, or some of you might know my work. I have been working a lot also in regard to policies, colonial history, capitalism, and patriarchy in regard to childhood. Since I became a mother, for example, I started seeing children books with another eyes to see, for example, how much racism there is in children books. Why there is racism in children books? Because they need to shape ideology in order to have 60,000 people dead in the border of Europe and to have Lampedusa and to have all the situations that we see now normal in Europe is because they shape you since little to see that as normal, no? So I started like also going back to painting, you know, something we were talking now with Natasha, and I used to do more conceptual art, but also my decision to go back to painting had to do with a commentary of a friend that told me, all these contents you do, your conceptual artwork aesthetic doesn't match. So I started doing these painting things, no? That has to do with telling these stories in another way. So my idea was to open the matrioskas, because I have to open them, and to tell you the stories inside of each one of them, no? Basically, what I wanted to tell maybe is... Now she will go to meet you a bit. So while I'll open... See? Yes, please. And this is maybe you know Patrice Lumumba. He was the first prime minister of República Democrática del Congo. He's known to, he gave a really strong anti-colonial speech, no? And the King of Belgium, the Crown of Belgium, the CIA, and different governments decided to overthrow his government, no, by a coup d'etat, that we all know how they do that until now. But also they were really interested in the relationship he had with the Soviet Union at the moment, because there was uranium, and the Americans wanted that uranium. That was actually what they used, the Congolese uranium, to build the bombs that were thrown in Nagasaki and Hiroshima. So, but Patrice Lumumba, as many other militants, had children,
no? And we know that political persecution not only limits itself to the parents and to the militants. Many times in history, children of the militants have been attacked, not only to harm their parents, but also to cut the process of transmission of political knowledge and cultural knowledge, not only in the sense of socialism, communism, but also, for example, in anti-colonial ways of seeing the world, like in the Global South happens, no? So when we open Patrice Lumumba, we have, for example, Gerard Soete, that was one of the Belgians that was responsible for killing him, the CIA people, then a French mercenary, and then all the elements that they wanted to take out. If you want, you can help me closing them. Yes. And then at the moment, there was a government of Gamal Abdel Nasser in Egypt, and he, together with Mohamed Abdulaziz, that was a diplomat living in Congo, made an operation that they used whiskey, because they gave whiskey to the guards, to the police, that were around the house of Lumumba, and they managed to take out his wife and his children, who were taken to Cairo. And actually, for example, one of Roland, one of his children that is still alive, he has been working as a diplomat for Congo, and he has been reinforcing, for example, the relationships with Venezuela and Cuba, no, relationships that are supposedly forbidden. But under international solidarity is something that needs to be done. And then we have also Julia, his daughter, that wrote a letter, and she made a whole campaign in order to recover the teeth of Lumumba that many of you might know, but that was the only thing that was left after Lumumba was killed and disappeared, no? So this is one of the stories. Okay. Maybe I can just tell it faster. Yeah. Questa è la storia che riguarda Patrice Lumumba, che va anche in ordine cronologico rispetto a tutto il percorso, che Daniela ritrae nella prima matrioska, che appunto ha governato solamente per 61 giorni il Congo, perché poi sia il governo belga, assieme appunto ad agenti CIA, attraverso un colpo di Stato, lo hanno rapito, ucciso, sciogliendolo nell'acido. E Daniela appunto ha voluto rappresentare in questa matrioska i personaggi negativi di questa storia, che sono appunto da Mobutu fino al soldato che si è occupato fisicamente dell'uccisione di Patrice Lumumba. E mentre in questa matrioska colui che si è occupato fisicamente del trasporto dei figli di Lumumba dal Congo in Egitto, perché appunto a Patrice Lumumba era stato detto di salvaguardare la vita dei suoi figli, proprio perché, come ha detto Daniela, è una persecuzione sistematica per evitare che appunto si diffondesse non solo quello che Patrice Lumumba sognava come la Panafrica, e quindi era stato avvertito da un altro leader terzomondista, che è appunto Nasser, che dall'Egitto portò, che dal Congo portò i figli in Egitto salvandoli. E nelle ultime matriosche Daniela ha ritratto la moglie, il figlio, che è tutt'oggi attivo riguardo a queste tematiche, e la figlia Giuliana, che ha richiesto al governo belga la restituzione del dente del padre, perché il soldato che si occupò fisicamente dell'uccisione di Patrice Lumumba tenne per 41 anni come souvenir il dente di Patrice. E solamente dopo 60 anni, in una celebrazione che è stata fatta nel 2021, il Belgio ha restituito al Congo, e quindi alla famiglia di Patrice Lumumba, il dente del padre. Mm-hmm. And this is Olga Venario. Because of Olga Venario is that I started the idea of doing this old work, no? Olga Venario was a Jewish communist militant. She was born in a really high class family, but really young she joined the communist party. That's where she joined the communist party and all that. And then she was sent to the Soviet Union to make political formation. After making political formation, her mission was to be the security of Luis Carlos Prestes.
And they went as undercover. That's why they are all elegant here, because they were going undercover as super bourgeois people, no? They arrived to Brazil in order to make an uprising, no? Because already presses had been doing a lot of work over there, for example, with the Columna presses, etc. But the uprising didn't work as they wanted, and sometimes we can fail, no? So they were detained, no? Prestes was detained, Benario was detained, all the people that were together with him were detained. A lot of repression from Getulio Vargas started to come. And Benario, we have to know that there was a time of the Nazi regime, Benario was sent as a present, literally they said like that, to Hitler from Vargas, no? That was also a right-wing type of dictatorship, no? Because she was such an important political prisoner, she was detained in a prison in Berlin for political prisoners, and there was such a big political campaign and political pressure over her case that they let her, because she was pregnant when traveling from Brazil to Germany, they let her give birth, and they let her to keep her daughter until she could have breast milk. And that as a mother, is something really, oof, no? Like the situation and the limit. There is an amazing movie about how she was trying to keep the milk, no? And also having these terrible conditions of life in order to produce milk is really difficult. So, but that was that what gave her 14 months to breastfeed her daughter, Anita Prestes, and be with her. And that also gave them time to build up the campaign, the international campaign, that was not only in solidarity with her. There were political organizations that were claiming for her liberation, for Carlos Prestes that was detained in Brazil, but also for her daughter, for the political campaign was also really important. And it was so big that they managed, that was for example, actually this is, this is a real poster, no? That there is some documentation you can still find, no? And they made a lot of like events in Spain, in France, all over the world to liberate them, and they managed to. I'm sorry, this got a stick. That's not the plan because they are. Yes, I know why. They managed to. Wait, yeah, okay, they were fresh. I have been painting until late yesterday. Yeah, they know. It's a lot of work because then you see, ah, no, yeah, Matryoshka is easy, but then you have to paint what is inside. And they managed, mostly his grandmother and aunt, Leocadia, they managed to recover Anita from the Nazis. And they took her to Mexico, where they, the government of Lázaro Cárdenas, that actually is the one, also the same one that gave saved 400 Republican children from Spain, gave them asylum, and they stayed in Mexico until they were able to go back to Brazil 10 years after, when Anita was 11, 12 years or so. And then here I put her books, because Anita Prestes is still alive. She's a militant. She has shown, for example, her solidarity with the Five of Cuba many times, with Palestine also. It's a really interesting figure because she's Jewish and she's openly in solidarity, for example, with Palestine. And I wrote her books, that her books are all about her history and the history of their parents, no? And that's a way to, so you can see inside all, these are the books about her dad, and then the books about Olga, and then the books about her life, you know, that I recommend really. So, so queste sono le matrioske, il gruppo di matrioske che Daniela ha dedicato alla storia quasi leggendaria di Olga Benario. E passiamo appunto da un capo di Stato a una tedesca ebrea che ha cominciato la sua militanza nel Partito Comunista da giovanissima, già tra i 15 e i 17 anni, prima a Berlino, poi con un escamotage quasi da romanzo riuscì a salvare Otto Braun, sempre a Berlino, ma dovette rifugiarsi poi a Mosca.
A Mosca divenne un agente del partito, proprio in azione, in campo, pilotava aerei e le venne affidato il compito di accompagnare Luis Carlo Prestes nuovamente in Brasile, dove appunto aveva già cominciato una campagna di liberazione con questo esercito, la colonna Prestes, e appunto era necessario nuovamente un suo intervento in Brasile. E qui Daniela li ha rappresentati vestiti da borghesi, perché viaggiarono come marito e moglie. E appunto, esatto, e alla fine diventano veramente marito e moglie. E la, quando però il tentativo appunto di liberazione fallì in Brasile, sia Olga che Prestes vennero arrestati. E appunto divenne Olga per sua natura appunto tedesca, comunista ed ebrea. Venne subito identificata dal presidente come un regalo personale per Hitler, e infatti venne deportata nonostante fosse incinta di Luis Carlos Prestes dal Brasile in Germania, dalla Gestapo. E una delle minacce, appunto, come ha detto Daniela, che si può fare a una madre è quella di è la minaccia di privarla di sua figlia, che si chiama Anita, appunto da Anita Garibaldi, e di privarla della figlia finché avesse avuto latte, quindi fino all'allattamento, poi le avrebbero separate. E allora, quando questa notizia arrivò alla madre di Luis Carlo Prestes e le sorelle, entrambe cominciarono una campagna in tutta Europa, Parigi, Berlino, per la liberazione non solo di Olga Benario, ma di tutti i prigionieri politici. In realtà il destino fu comunque tragico, quello di Olga, perché appunto venne deportata poi nei campi di concentramento, dove morì. Ma la suocera, la madre di Luis Carlo Prestes e le sorelle, riuscirono a salvare Anita in un'impresa appunto che poi passa alla storia, e soprattutto Anita ha mantenuto poi questo suo impegno per i prigionieri politici dal Messico. Ecco, Daniela ritrae la piccola Anita in questa matriosca, e la madre di Luis Carlo Prestes e la sorella che appunto hanno mandato avanti la campagna di liberazione. Le ultime matriosche sono dedicate di più all'immagine di questo di tutta questa storia, appunto i vari poster che hanno girato la Francia, ad esempio, che vedete anche nei collage, che servono da studio, da sketch, sono serviti a questo per Daniela, e infine i libri che Anita ha scritto sulla storia della madre e anche la sua storia, la sua autobiografia. And the Cuban government made, and it has been working for many years, a campaign for bringing Chernobyl children to be treated medically in Cuba. Many of these children, well, this is about the blockade and then all the presidents that are in charge of this economical war against Cuba that has had so many years. And even though they were with this economical situation, they made this program, and they, like hundreds of children from Ukraine were arriving. Many of those children, and there is documentaries and testimonies, were asking the United States of America to please help them with treatment. But that government, that obviously tell them, no, we're not going to help you with the treatment, no, it's the same government that then doesn't even give healthcare to their own people. So also for me it was really important to mention that. And having, for example, on the other side, no, a Cuban government and in an economy of war due to the sanctions can provide treatment to their people, but also help as much as they can to other people. And that's, I think that's a lesson also about care, really important. Many times in hegemonic feminism, when we talk about care, we think it's like individual care, no? But this is a type also of care, no? And public health, as we can see, for example, in COVID here, was really important to reflect like how important was care, no? And here there are some news of
that obviously didn't arrive to Occidental media, no? Of how Cuba was treating with its medicine, no? That is, they even develop a vaccine, for example, no? In the situation. And then something that for me was really important that I listened a lot in the testimonies is that the Chernobyl children were taken to Tarará. That is there is a really good documentary name like that. It's a beach that used to be from the bourgeois people from Cuba. And it's a beach, like really nice and all that. And the government gave them that area for those children to live there. They had a school, they had like teachers, they were learning in their own language also. Their mothers came with them also, that was really important, no? And so I put the Tarará beach. And then I think this is the heart, the solidarity heart of Cuba, that is huge, but a little, and I think it's really important. And then there is a little Ukrainian girl of many of the children that were saved due to that treatment, no? Dico qualcosa anche su questa. Allora, questa è con questo gruppo di matriosche, Daniela introduce anche un altro elemento nella sua ricerca, che è quello legato al femminismo. Un femminismo però che dalle nostre parti magari è inteso fin troppo, non riesco a... che è un femminismo che è molto relativo e chiaramente nasce dalla cura, da questa idea di cura femminile che deriva anche dalla storia delle streghe, ovviamente. Un femminismo però che con il tempo è diventato sempre più nucleare è relativo alla famiglia nucleare. Quando Daniela, in questo caso soprattutto a quello che poi viene chiamato come intersezionalità, un femminismo più di ampia raggio, chiamiamolo così, e deve per forza intendere una cura universale di tutti i bambini, ecco anche perché il titolo, non solo, tutti sono i nostri figli. E in questo gruppo di matriosche Daniela parla della campagna di aiuti che è stata appunto mandata avanti dopo il disastro nucleare di Chernobyl per salvare i bambini bielorussi, russi e ucraini dal disastro nucleare. I medici cubani riuscirono a salvare 26.000 bambini. Prima appunto Daniela appunto rappresenta anche con questa matriosca la difficoltà che poteva avere un governo come quello cubano sotto embargo e il bloqueo ad aiutare questi bambini e trovare anche delle medicine, tant'è che riuscirono a trovarne una appunto relativa a questo problema. E altra tematica appunto è quella che tantissimi governi non sono intervenuti per salvare questi bambini. La storia che lei, di cui le parla anche nelle altre matriosche, è appunto quella di Tarará, che è appunto il primo centro che è stato dedicato alla cura di questi bambini. Quando arrivarono i primi 456 bambini, vennero accolti direttamente da Fidel Castro sull'aereo, quindi non c'è stata nessuna paura per le radiazioni, e questi bambini sono cresciuti assieme ad altri bambini cubani. E c'era anche non persero mai la loro identità, perché c'erano dei programmi di traduzioni e a scuola appunto studiavano lo stesso quello che avrebbero fatto a casa loro. Quando finirono i soldi per i trasferimenti dall'Ucraina, dalla Russia a Cuba, i medici cubani si spostarono direttamente in quei luoghi per continuare a curare i bambini. This is Carmen Villalba. She's a communist militant in Paraguay, and she has been already more than 14 years in jail. In prison, she had her daughters, twin daughters, and her first son died of a weird situation that nobody knows what happened in a hospital, but it was without a reason. But then, when she was in prison, her daughter was together with her cousins in a mountain that is here, El Cerro Guazú, and they were attacked by the army. They were 11, 12, and 13 years old, and the cousins were murdered,
Then they were dressed up as military by the army to, like they do in Colombia, no, to say falso positivo, that they were part of a guerrilla or whatever and justify killing children. But Lichita, her body never appeared, and nobody knows where Lichita is. So for more than two years now, there is a campaign called ¿Dónde está Lichita? And actually, this is a work done in solidarity also with that campaign. Here there is a letter of Carmen to her daughter. It's a really beautiful letter that you understand how care can be also a political struggle. And these are the cousins. There is a campaign saying eran niñas, they were children, no? And also her brother, who's nobody knows how he died. But I also wanted to put the grandmother because the sister of Carmen Villalba is also in jail, like most of the families in jail or killed, no? And the grandmother has been like defending her daughters for a long time. And thanks to her and her strength is that we know about this case nowadays because many people get rotten in jail without knowing what's happening, no? And I did this prison also that is as tiny as the president of Paraguay, who is a political responsible that should be inside of prison. And also the ex-Ministry of Interior, who is the other political responsible for the disappearance of Lichita and the murder of her cousins. Vabbè, con questo gruppo di matriosche arriviamo appunto agli eventi più contemporanei, noi più contemporanei. E questa appunto è una storia che stiamo vivendo adesso, attualmente, perché parla di Carmen Villalba, una prigioniera politica che ha scontato già i suoi 18 anni di carcere, ma continua a rimanere in carcere. In questo caso la Carmen è esponente dell'esercito popolare paraguayano che è stato fondato da membri della sua famiglia. Quindi anche qui abbiamo una persecuzione che appunto diventa familiare, che riguarda poi tutti, perché riuniti sotto una determinata convinzione, una determinata ideologia. Il figlio di Carmen morì in strane circostanze, ma che sono sicuramente legate ovviamente al movimento di cui la madre fa parte. E quando, dopo un tentativo di sequestro della nuora del presidente paraguayano, viene ovviamente incarcerata Carmen e sconta i suoi 18 anni, durante il suo carcere scompare la figlia, Lichita, che appunto Daniela ritrae qui, e a seguito di una task force vengono uccise le cugine di Lichita, e quindi le nipoti di Carmen, le figlie della sorella, di 11 anni. Semplicemente perché appunto c'era sempre questa... l'escamotage era quello che fossero comuniste, comunque già anche all'età di 11 anni. E qui appunto Daniela rappresenta tutti i bambini vittime di questa vicenda, assieme anche alla nonna. Quindi c'è appunto, se appunto viene perseguitata la famiglia, Daniela decide di ritrarli nella loro resistenza. E appunto la nonna che richiede la liberazione di Laura e Carmen, le sue figlie, che hanno perso a loro volta i loro figli. E nelle ultime abbiamo una prigione in cui Daniela immagina ci siano il presidente paraguayano Mario Abdo e l'ex ministro degli interni paraguayano, responsabile ovviamente della vicenda di Carmen. A story is more strong in the history of resistance in protecting children that are sons and daughters of communists. You might know the Abuelas de Plaza de Mayo from Argentina, no? I put this phrase that Danilo also used in the text that says, all of them are our children. Todos son nuestros hijos. That is also the name of a documentary, and it's also a phrase that one of the Abuelas de Plaza de Mayo say when they had a discussion when they were children, their sons and daughters were being disappeared, they didn't know where they were. Inside the Abuelas, there was a debate on who was a syndicalist, who was part of the armed struggle, who was just a student, who was a union leader, no? In like
almost falling into the logic that no, we only defend that once we are going to support politically or that we think it's okay what they were doing or that. And they took the decision to say, no, all of them, no matter in which type of organization or level of implication in armed struggle they were, all of them are our children because they are all of them being disappeared, no? And I also put the names of the political organizations that many times are erased. There is a Marxist teacher called Néstor Kogan in Argentina that he says something really important, no? That the persecution and disappearing of more than 30,000 people in Argentina was the eradication of the left wing. That the left wing that you see nowadays is carrying on with the fact that most of its militants were disappeared, no? And something that happened at that time was that the military dictatorship in Argentina took also the children. They even waited the pregnant woman to give birth in detention to then take away the children. But not to give them back to the abuelas of Plaza de Mayo, to their grandmothers, to keep them. And many times the militaries that were torturing the parents, killing the parents, were the ones that were keeping the children. And if you listen to the testimonies of many of the children that have been recovered by Abuelas de Plaza de Mayo, they say how strong was to make them ideologically go against to their parents, to the level that many of them, when they got to knew that they were sons and daughters of left-wing militants, they said, my military father, adoptive father, saved me. He did that to save me because they alienate them absolutely, no? So also this has to do with erasing all that history and hating your own family, biological family, no? So I made one of the abuelas with one of the most historical pictures. That's and then we have this that represents one of the many babies that were being searched, and many of them are still being searched. And then I want to invite you all to do something here. And there are, well, many of the cases, more than 30,000 people disappeared, but a long history of resistance of the Abuelas de Plaza de Mayo to keep alive the memory and to use such, let's say, new tools like DNA, for example, to make the process, no, their history, and also not only to recover physically the grandsons and granddaughters, to recover them mentally and emotionally, and many of them are militants now. So here, this is the last one, that we have the 131 grandsons and daughters that have been recovered. So if you feel like you can put one, porque it's a lot. So many abuelas, one of the grandmothers of that was doing all this work was in Lima. Those stories are like erased, no? From, I thank you. Because it's a lot of work. My son, I have a son that is like, he was a painting for this. Dico qualcosa, yeah, velocissimamente, scusate, non avrò il carisma di Daniela, ma appunto ci avviciniamo sempre più alla realtà, e questo, alla realtà, scusate, alla storia contemporanea, e questo appunto, questo gruppo di matrioschi riguarda la storia della Abuelas de Plaza de Mayo, che è appunto in Argentina, dove è stata applicata una vera cancellazione di tutte le famiglie, di tutti i militanti appunto della sinistra, che appunto sono famiglie che sono totalmente scomparse, perché appunto hanno rapito i genitori e i figli sono stati tolti ai loro genitori, anche perché questi genitori erano stati uccisi. E il gruppo della Abuelas de Plaza de Mayo ha come obiettivo quello di trovare i loro nipoti e identificarli ovviamente in qualche modo. Questo rientra, ha a che fare con il discorso sulla cura che abbiamo fatto prima, appunto una cura universale, tutti erano e sono i loro nipoti, quindi non c'è nessuna distinzione, nessuna categoria. Poi nella seconda matrioska Daniela ha voluto ritrarre
qui, in questo caso Nora Cortigna, appunto una delle fondatrici, e in qui tutti i, coloro che non sono stati ancora ritrovati, questi sono dei semplici ritratti, mentre all'interno di questa matriosca troviamo i 131 bambini che finora sono stati identificati. Y ese es un regalo mío para Italia. eso quería hacerlo grande. it's a portrayal of Anteo Zamboni. He was a young 15-year-old anarchist, they say, no? And he tried to kill Mussolini, like other people also tried to. And he gave his life to do so, no? Because he shot. The shot was missed, but unfortunately everybody went over him and they killed him. And something that was shocking for me is going into the internet, there is only one image that we have used in the text, in the leaflet, but most of the images of his Anteo Zamboni hit dead, no? And I do think with this work I try to do from image, no, I'm an artist, that's, those are the tools that I know, is to build the images that the capitalist, colonial, patriarchal system has erased from our memories, to put an image of Anteo Zamboni completely beaten and dead, and not a dignified image to make honor to him, but also to pass this knowledge to other generations. No, so this, I didn't embroider this myself, was done by a workshop in Cusco where I live, and I decided to put these flowers. This is a cantuta that I also have a tattoo here, that it makes reference to a university in Peru where students were killed and disappeared during the Fujimori time. And it's a plant from a flower from the highlands, and that's why the university was named like that. But it's a flower that means a lot, no? And this is also a retama, that is another flower that is part of one of the most important songs in Peru from the left wing, that is called Flor de Retama, that has been being sung these weeks deeply because of the situation we are living there. That at the end of the day, obviously, in the colonial context, the violence is much worse, no? But every time that Europe decides to get organized and a prize, they also get, like, all the violence, no? So I do think, and to finish, that not only the care of the children is something that power fears a lot, because it's the way we transmit the knowledge, the strategies. Here, when I was reading, not only like, wow, these stories, these people, but the strategies, how they were sending, for example, the Chilean people from Mir that were in Cuba, their children were in Cuba and they were in Chile, how they were sending letters. And they were taking photographs of the letters. All these strategies to resist has been erased from the memory, no? On one hand that, but then on the other hand, something that has been destroyed in the neoliberalism, like violence in the last years, is the internationalist solidarity that I do believe we have a long history in regard to that, of how to relate the global south with Europe. We were not always encountered because of racism, no, that unfortunately it doesn't let us talk properly, no. But I do think there is a beautiful history of solidarity in between Europe and the global south that power fears a lot, no? And I hope also that the show opens a bit about that. And thanks all for coming, because I don't know, it's a small town and I love that, that I came from Urubamba, that I live also in a small town now, to Modica. And I really like also the possibility of doing this not in London. E dico solo appunto su
questo tessuto che Daniele ha deciso di dare all'Italia come regalo, che ci ha regalato, perché appunto è l'effigie di Anteo Zamboni, che come vedete dalle date di nascita e morte, morì a 15 anni, e conosciuto appunto come il bambino anarchico, ragazzo anarchico. E Anteo fu uno dei quattro attentatori alla vita di Mussolini, fallendo, durante una parata a Bologna. E Anteo venne immediatamente ucciso e il suo corpo venne sfregiato, fino a il padre riuscì a stento a riconoscerlo. E essendo che Daniela, cercando appunto la storia di Anteo, ha trovato solo foto del corpo sfregiato, mai dei veri e propri ritratti di Anteo, ed è per questo che ha deciso di ritrarlo qui sul tessuto e di regalarcelo anche. E con molto colore. Allora, io volevo dirvi una cosa prima di andare a assistere allo spettacolo di marionette di Daniela. Volevo fare un'altra piccola riflessione e introdurre altre due persone. Questa mostra ha a che fare con l'infanzia, anche a che fare con delle famiglie. E anche il concetto di famiglia è un concetto che sembrerebbe essere appannaggio di altri mondi, del mondo cattolico, invece non è così e queste storie lo dimostrano. E queste storie sono storie che raccontano vicende del mondo. Noi volevamo raccontare invece una vicenda che è legata a questo territorio, che è, qui in Sicilia. E prima di tutto raccontare la storia di Giovanni Campailla, che è stato un contadino che nel 68 è diventato vice sindaco e poi sindaco di Scicli, del Partito Comunista. E qui abbiamo sia il figlio Memmo Campailla che il nipote Alberto Campailla, e siccome c'è questa cosa, secondo me c'è in tutte queste storie sempre il tentativo da parte del potere costituito di spezzare questa catena, siccome l'istruzione, la formazione nel mondo comunista è stata sempre fondamentale, in Italia c'erano le scuole, in altri mondi c'erano le scuole, e l'idea di attaccare questi bambini e queste ragazze era l'idea di spezzare questa catena. Questa è una storia invece in cui questa catena non si è spezzata e questi sono i risultati. Quindi ho piacere di presentarvi Memmo Campailla, storico militante del PC, di Democrazia Proletaria e adesso di Rifondazione Comunista, e il figlio Alberto Campailla, che è invece un attivista sindacalista, fa parte di Nonna Roma, che è un'associazione che si occupa di povertà a Roma e si occupa di picchetti per la casa, di tutela, di azioni contro gli sfratti. E quindi adesso loro vi racconteranno, tu ci racconterai la storia di tuo padre se vuoi, e tu che ci dicono che sei un bravo oratore della nostra tradizione, concluderai. No. Io e lui l'ho conosciuto di recente, invece con Memmo ci conosciamo da tanti anni. Speriamo che ci riesco perché io mi emoziono molto facilmente. Comunque, mio padre fece le lotte per l'imponibile di manodopera negli anni 63-64 a causa di una forte disoccupazione nel sud, in Sicilia e cose. E da lì cominciò prima nel sindacato, poi nel partito, e visto che si distingueva come attivista, lo hanno candidato al Consiglio Comunale, è diventato consigliere comunale, poi assessore, sindaco. Durante una crisi politica del Partito Comunista, lui fece pure il sindaco per un breve periodo di tempo. Io negli anni 70 ho preso la lista della FGC, come tanti giovani, sia borghesi ma anche proletari, bisogna dire. Facevo attività politica, cominciavo a leggere il manifesto, in quegli anni che usciva il manifesto, prima in forma grande e poi quotidiano. E nel 73, con il golpe cileno, il Partito Comunista, Berlinguer, su Rinascita, se ne è uscito con la storia del compromesso storico e cosa. Ma allora la tensione politica era molto alta, c'era una grande partecipazione. E quindi a questo punto con mio padre i rapporti sia politici che personali di padre in figlio un po' subivano, insomma, delle scosse, avevamo difficoltà anche a stare insieme, insomma, no? E poi ho votato fino al 75 PC, poi sono entrato in Democrazia Proletaria perché mi riconoscevo, soprattutto, poi la crisi dei missili, ho partecipato a tutte le battaglie per i missili, a Comus e cose, e anche lì
Ah no, in questo frattempo sono andato fuori di casa, visto che i rapporti si erano deteriorati in un modo terribile, che in un paese è difficile andare fuori di casa, soprattutto per uno che è bracciante, che non è un intellettuale, no? Quindi se mai, no, in giro la gente dice, un bracciante va a vivere da solo, insomma, no, a causa di questi rapporti, non solo politici, ma anche poi generazionale, di visione, di esistenza della vita e cose. E poi un'altra cosa che ricordo, durante i missili a Comosa, nell'83 ci sono stati i blocchi, no? Allora una parte del PC in qualche modo ci veniva appreso, no? Rispetto alle forze che si vanno a mandare, agli obiezioni di coscienza, il radicale, insomma tutta la parte che tendeva più per fare i blocchi dei cancelli, per di più una base militare, no? E qui era molto rischiosa. Mio padre, abbiamo avuto una discussione durissima, no? Sulle forme di lotta, perché lui sosteneva la tesi del PC, si va in Parlamento, si vota, cosa facciamo? Tanto siamo in minoranza e non succede niente, i missili lo mettono lo stesso. E io dico invece facciamo delle forme di lotta, sono stato per 3 mesi nel campeggio a Comiso, quindi penso che questa potrebbe essere la soluzione, no? E quindi forzare. E come padre i rapporti sono completamente deteriorati da allora, perché sia perché lui pensava alla mia incolumità, no, posso perdere un figlio, ma anche dal punto di vista politico, perché no, gli obiettivi erano diversi, no, queste le cose. E così un po' fino al 91, che poi il PC si è diviso, io sono andato con Rifondazione e mio padre è rimasto sempre il PDS, insomma, è sempre continuato un po' questo. Potrei continuare, però visto che ho poco tempo, grazie, lascio la parola. Grazie Nemmo. Sì, oh no, sì, sì, sono molto veloce. No, prenditi. No. Vado molto veloce invece, perché io, diciamo, anche io sono un attivista, sono un sindacalista della CGIL, sono, diciamo così, parte di questo movimento che si occupa appunto di diritto al cibo, di lotta per la casa, di diritto all'istruzione in tutti i quartieri, in quasi tantissimi quartieri popolari della capitale. La mia è una formazione che nasce dentro la sezione di un partito, diciamo, grazie a mio padre. Avevo 10 anni quando siamo andati alla prima festa di liberazione, 11 anni quando abbiamo attaccato i primi manifesti, mi ricordo c'era l'Alleanza Nazionale, cioè mio padre dice sono fascisti, anche se poi ormai governano, ma diciamo ecco. E mi ricordo, diciamo, che diceva sta attento, perché loro attacchinavano i manifesti, mica come ora, no? Si attacchinavano i militanti. No? E quindi questi ricordi da piccolissimo. E quindi sono nato, sono cresciuto dentro la militanza, nella lotta, in questa idea profonda di trasformazione. E tutti noi siamo quattro, siamo tutti fratelli, diciamo tutti avvertiti culturalmente, politicamente. Io sono un attivista, i miei fratelli meno, però diciamo mio padre ci ha passato questa, non solo questa passione, perché la politica non è una passione, non è un lavoro, non è un hobby, ma è innanzitutto l'esigenza della trasformazione della società. E quindi credo sia molto bella, molto importante questa storia che oggi ci avete raccontato, che ci hanno raccontato con queste immagini, perché invece, ed è nel nostro caso, quella di una famiglia dove la lotta per la libertà, per la democrazia, per la giustizia sociale diventa storia familiare come storia di trasformazione. E quindi la famiglia non come siamo abituati a pensarla, noi, come dire, che veniamo da una certa idea, da una certa cultura, come legata ad un meccanismo di conservazione, no? Invece la famiglia anche come nucleo, non solo della società, ma anche nucleo della capacità di rivoluzione, ecco. E quindi come papà, a cui sono molto legato, sono legato non solo umanamente, personalmente, perché mio padre, ma anche perché ci ha trasmesso quest'idea, questa passione, che è quella della lotta per la trasformazione della società. Grazie. Adesso, grazie davvero.